Una volta che avete scritto zero spreco in questo foglio, venite da noi, ci fate vedere che l'avete fatto e vi consegneremo due bicchieri per uno per andarvi a ricostruire quello che sarà il vostro telefono. 400 bambini e ragazzi a lezione di zero spreco ad AISA Impianti. È un piacere, inoltre sono i ragazzi oggi che insegnano nei grandi come dobbiamo fare la raccolta differenziata, la cura dell'ambiente. I ragazzi oggi hanno un'attenzione nei confronti dell'ambiente che noi alla loro età neanche ci sognavamo. Già da piccoli capire quello che si può fare è importante per la cittadinanza del futuro. Sono tornate le visite al polo impiantistico di San Zeno per imparare a rispettare l'ambiente e non sprecare risorse. Io che non vivo più di un'ora senza te. Abbiamo la scuola elementare di Sant'Agostino, la scuola elementare di Proto Antico e la scuola media di Bibbiena. E le attività che questi ragazzi svolgeranno stamattina riguardano principalmente il progetto di ridurre gli sprechi alimentari con piccoli chef, e poi abbiamo la parte del teatro del riciclo zero spreco e abbiamo anche l'onore di avere qui con noi il Consorzio Nazionale degli Imballaggi in Bioplastica, BioRepack, che insegnerà ai bambini la corretta gestione delle bioplastiche. Le scuole che hanno aderito a fine anno avranno una certificazione, tipo una certificazione di qualità, che indica che loro hanno applicato e stanno applicando delle regole di carattere gestionale nel cercare di ridurre il più possibile gli sprechi a scuola. È un percorso, non è solo un evento singolo. Lavoriamo con loro per migliorare la loro consapevolezza e soprattutto è il loro futuro. Il pianeta è il loro futuro e quindi gli interessa tantissimo e sono veramente, veramente molto bravi. Tanti i laboratori per avvicinare i piccoli alla cultura del riciclo, dal teatro alla cucina zero spreco. Cosa si cucina oggi? Allora, oggi si cucina i cibi dello zero spreco, quindi tutto quello che può essere rimasto in frigorifero, invece di buttarlo, si è messo dentro a una frittata, quindi una merenda a base di uovo, cipolla, formaggio, carotine e arricchita poi di tutte quelle verdurine che in una merenda di solito non si trovano nelle merende dei bambini, ma in questo caso ci sono e sono anche divertenti.